sono nessuno e conosco il lato oscuro del potere. E non mi serve avere una buona memoria per ricordarmi di quando Maria Elena Boschi dava lezioni di morale. Non era ancora ministro delle riforme e voleva le dimissioni del ministro Anna Maria Cancellieri per le telefonate con la moglie di Ligresti. Io quello che dirò per quanto mi riguarda è sicuramente appunto che il ministro Cancellieri deve dimettersi e laddove non dovessero arrivare le dimissioni del ministro Cancellieri appoggiare la mozione di sfiducia appunto che comunque come Partito Democratico, alcuni esponenti del Partito Democratico hanno presentato. Brava Maria Elena, combattiva, pronta a difendere la politica onesta. C'è in gioco la fiducia nelle istituzioni, diceva. E oggi invece che fine ha fatto la fiducia dei cittadini verso il governo? La verità è che il ministro Boschi ha un conflitto di interessi grande come una casa sulla vicenda di Banca Etruria. Suo padre, Pierluigi Boschi, è stato prima nel CDA della banca e poi ne è diventato vicepresidente. Anche il fratello della Boschi, Emanuele, ha lavorato a Banca Etruria come capo del cost management. La Boschi avrebbe dovuto dimettersi molti mesi fa e invece rimane incollata alla poltrona. Anche se il Movimento 5 Stelle e il centrodestra hanno lanciato una mozione di sfiducia nei suoi confronti. Persino Roberto Saviano ha chiesto che Maria Elena lasci il suo incarico. Ma si può pensare che sia tutto normale nel vedere un ministro così importante in questo governo legato alla vicenda di questa banca? Il governo non doveva occuparsi della Banca Etruria, oppure doveva intervenire, ma doveva chiedere al ministro di dimettersi. Però la fatina Boschi resta dov'è e a dimettersi non ci pensa nemmeno. Non sono una che si spaventa facilmente e non mollo, ha detto. Non ho mai lasciato una cosa a metà in vita mia, nemmeno un libro. Lei, che pretendeva le dimissioni della Cancellieri, adesso non se ne vuole andare. E il PD? Il PD la difende, a cominciare da Matteo Renzi, che l'ha voluta come madrina alla Leopolda. Solo che Maria Elena, alla Leopolda, ci è passata in fretta e furia. È arrivata un giorno dopo l'inaugurazione, evitando i giornalisti. Ma qualcuno l'ha vista dentro? Lei è sicura, via. Non è lei. Poi è salita sul palco, annunciata da un jingle come se fosse una velina, e si è presa la standing ovation. Bentornata a casa, Maria Elena! Leopolda la Boschi è arrivata tardi e se n'è andata presto, ma ha avuto il tempo di raccontare una balla. Guardate qua. Oh, finalmente ci sono e mi scuso per il ritardo, anche perché ho letto in queste ore un sacco di ricostruzioni molto fantasiose, alcune veramente divertenti, sul perché non fossi qui con voi ieri sera. Beh, in realtà ero semplicemente a fare il mio lavoro. Stiamo discutendo la legge di stabilità, che è una bella battaglia in Parlamento, ve lo garantisco, e il ministro per i rapporti con il Parlamento sta lì. Ero lì a Roma fino a 2 ore fa, ci ritornerò domani, quando finirà la Leopolda, ovviamente. Capito? Maria Elena venerdì scorso ha saltato l'apertura della Leopolda perché era a discutere della legge di stabilità. Ma davvero? La legge di stabilità venerdì scorso era in discussione alla Camera, in commissione bilancio. E dai verbali però risulta che la Boschi non era presente. E non c'era nemmeno domenica. Quindi alla Leopolda ha mentito. Beh, ha una bella faccia di bronzo il ministro. La vicenda di Banca Etruria ha causato un morto, il pensionato Luigi D'Angelo, che si è impiccato dopo aver perso 100.000 euro di risparmi. Ma sapete per chi è dispiaciuta la Boschi? Per i suoi genitori. Se sento del disagio è verso mio padre e la mia famiglia, ha detto. E brava la Boschi. Ha un conflitto di interessi enorme, ma non si dimette. E dice pure le bugie, ma il naso non le si allunga. Dopotutto, lei non è Pinocchio, è una fatina. Fidatevi di nessuno.